È uscito il 12 di gennaio il nuovo lavoro di Alessandro Graziani, il titolo L'età più forte. Il disco verrà presentato questo venerdì al Diavolo Rosso di Asti, l'apertura del concerto di Ed, e poi ancora la prossima settimana, il 23, al Gattò di Milano. Ne approfittiamo per parlare del disco e del concerto con Alessandro Graziani che è con noi. Buon pomeriggio, Alessandro Graziani. Buon pomeriggio a voi. Partiamo dal titolo perché è un titolo molto interessante, L'età più forte, se non sbaglio questo dovrebbe essere una specie di omaggio a uno dei quattro volumi autobiografici di Simone de Beauvoir. Lo chiedi se è così e perché hai scelto questo titolo? Sì, è proprio così. Il titolo è un omaggio a uno di questi titoli. L'ho scelto perché proprio nei giorni in cui stavo lavorando, stavo cominciando un po' a pensare al disco, mi è capitato tra le mani questo libro, mi ha colpito molto il titolo, prima ancora del contenuto. Mi ha colpito il titolo perché questa età forte, questa forza e questa età erano due elementi che mi sembravano proprio adatti a quello che volevo raccontare io, perché questo disco qua è il disco che arriva a 10 anni dal mio primo album, quindi l'ho vissuto un po' anche in modo quasi autobiografico, così come quel libro è un'autobiografia. È stata un po' un'occasione per me questo disco di raccontare un po' 10 anni anche di percorso, quindi di raccogliere un po' tutte le suggestioni acustiche, elettriche, tutti i mondi che ho un po' toccato nel mio modo di scrivere. E quindi l'età, diciamo, di un percorso e la forza nel compiere questo percorso che ci ho messo per realizzarlo, per portare avanti il mio mondo musicale, le mie canzoni. Quindi mi sembrava un titolo adatto in qualche modo a raccontare proprio questo pezzo di vita che ho, che appartiene in qualche modo, insomma, al mio percorso discografico. In questo disco c'è anche l'aiuto e il supporto di alcuni musicisti importanti per quanto riguarda il rock italiano, come Rodrigo De Erasmo degli After Hours o Enrico Gabrielli. Com'è stato collaborare con loro? Tu hai da tempo in piedi collaborazioni con moltissimi artisti del mondo musicale italiano. Beh, è stata una bella esperienza, sono tutte persone che io conosco già, che abbiamo già condiviso non solamente lo studio di registrazione, ma anche proprio pezzi di vita insieme, perché sono tutte persone che vivono qui a Milano come me. E nel caso di Rodrigo era già capitato di collaborare ad alcuni spettacoli, delle cose che abbiamo fatto insieme, non avevamo mai lavorato insieme in un disco. Nel caso di Enrico Gabrielli, di Lezio Lorecigna, invece avevamo già fatto dei dischi precedentemente insieme. Diciamo che io quando chiamo, coinvolgo delle persone, non coinvolgo solamente dei musicisti, diciamo turnisti, ma sono delle personalità prima che dei musicisti, quindi sono delle persone che hanno un'identità molto forte anche al di fuori del proprio strumento musicale, che è una cosa fondamentale. Poi sono persone con cui ho anche un certo tipo di rapporto umano che quindi rende tutto molto più caldo e molto più così giustificato, secondo me, la collaborazione, che probabilmente se fosse un estraneo non chiamerei, ecco, almeno ho sempre vissuto così le collaborazioni fino a qui. Hai citato Milano, la città in cui vivi. C'è una canzone su Milano che apparentemente è su Milano, ma in realtà forse parla anche di Aldo, che è Corso San Gottardo. Se non sbaglio, parla anche in qualche modo di emigrazione. Sì, io ho pensato di raccontarla un po' dal mio punto di vista, che la mia, diciamo, immigrazione coincide col fatto di essermi spostato da Padova a Milano 5 anni fa. Quindi la mia storia personale è questa, in realtà da una città nemmeno troppo piccola che è Padova, a una città comunque chiave, diciamo, nel territorio italiano come Milano, dove comunque le cose accadono nel bene e nel male ed è crocevia di tantissime, insomma, situazioni, sia, diciamo, musicali, che artistiche, che umane, che sociali. Ma penso che, insomma, per raccontare forse qualcosa in modo universale vale la pena forse a volte raccontarlo parlando di qualcosa di un po' più così, insomma, che si conosce bene, specifico. E effettivamente questa canzone parla un po' di questo, del passaggio da una dimensione un po' così più incantata, quasi bucolica, che può essere quella della provincia, a una situazione invece in cui le verità, diciamo, della vita sono un po' meno nascoste, sono un po' più sfacciate, come può accadere in una grande città come Milano, dove comunque magari una persona si confronta anche non solo con il bello, ma anche con il brutto, in qualche modo, della vita, del cercare di costruire il proprio percorso. E ho cercato con questa canzone di raccontare proprio questo. A proposito del bello e soprattutto del brutto della vita, c'è una canzone che si chiama La meglio volgarità. A chi e a che cosa ti riferisci? Beh, io ho provato un po' a raccontare quello che succede a volte tra le persone, cioè che in qualche modo consapevoli di farlo, a volte tendono ad usarsi, nel senso che comunque accade anche in una relazione di sentire, diciamo,
così, di questa complicità che a volte può trasformarsi in qualcosa di così, di molto anche così, non dico di comodo, però comunque cercare di così, di vivere a vicenda, magari anche da un punto di vista proprio del rapporto, non solamente quello lì, diciamo, puramente così platonico, ma anche in quello fisico. Volevo un po' raccontare questa cosa qua. Perché nel disco ci sono due canzoni che parlano un po', diciamo, del rapporto di coppia, se così si può dire. Una da un punto di vista appunto più così idealizzato e una dal punto di vista molto più materiale, molto più terra-terra. Questa canzone, La meglio volgarità, parla di questo in realtà, e quindi ho cercato un po' di raccontare così quello che succede a volte nelle relazioni. Parlando del mondo della musica, c'è un brano che si chiama Se io fossi una band mi scioglierei. In questo caso c'è anche un velo di autoironia? Beh, un po' anche autoironia, cioè volevo un po', diciamo, ho sempre pensato che, diciamo, il vantaggio che ha, se così si può dire, vantaggio, una band, un gruppo, quando le cose magari non funzionano, è quello di sciogliersi, no? Mentre magari un'esperienza solista non ci si può sciogliere, diciamo, se uno è un cantautore. Allora volevo un po' giocare su questa cosa qua. Era un po' un modo di esorcizzare anche quelli che sono magari i momenti un po' così. Così di stand-by che ci possono essere nei percorsi, perché magari le cose non vanno esattamente, magari vanno bene, ma non vanno esattamente come uno si aspettava o come voleva, per cui magari diciamo, l'impossibilità, diciamo, di condividere gioie ma anche sconforti con chi ha così con altri membri, diciamo, di una potenziale band. Questa cosa qua è negata, questa possibilità, un'esperienza solista, per cui volevo un po' ironizzare su questo e raccontare un po' questa cosa qua, insomma, il momento un po' irrisolto che può avere una persona nel proprio percorso e magari trovare una chiave così, attraverso l'ironia magari di raccontarlo. Parlavamo delle tante collaborazioni che ti hanno visto impegnato con altri musicisti, solo per parlare degli ultimi anni hai lavorato con Nada, con Federico Fiumani e soprattutto hai lavorato con Stefano Edda Rampoldi, hai suonato con lui in tour e questo venerdì sarete insieme sul palco del Diavolo Rosso di Asti, prevedi che ci sarà anche una collaborazione nei due set? Beh, insomma, chi lo sa, perché Stefano è il più imprevedibile di tutti, quindi in realtà non lo so, al momento non ne abbiamo parlato. Io, diciamo, le sue canzoni le conosco perché nel disco vecchio lo accompagnavo in tour, quindi le conosco. Al momento non abbiamo parlato, poi appunto le sorprese con Edda sono sempre dietro l'angolo, per cui chissà, magari cosa succede. Lui il mio ultimo disco gli è piaciuto molto, è stato molto carino. Chi lo sa, magari, però al momento sinceramente non so nulla, ma è veramente impossibile, per fortuna anche il bello di Stefano, anche il fatto che è praticamente impossibile pianificare le cose e magari nascono. Sicuramente c'è un'amicizia tra di noi che è nata prima come stima, poi dopo l'abbiamo rafforzata suonando insieme e adesso ci sentiamo e insomma sono molto contento di fare questa cosa insieme perché ci eravamo ripromessi insomma di fare almeno un concerto. I tour che si sovrappongono all'idea di fare qualcosa almeno insieme, almeno di condividere lo stesso palco la stessa sera, ecco, volevamo farlo. Questi due prossimi concerti ad Asti e lunedì sera a Milano, invece sarai da solo, questa è una parte acustica del tuo tour. Allora, io questi concerti qua li sto facendo da solo in versione chitarra acustica e voce, perché l'apertura, diciamo, non prevede l'ingombro di altri musicisti, quindi sarà una versione acustica delle canzoni. Molto snella, è molto essenziale, diciamo, dove verrà tutto ridotto all'osso, ma la cosa che verrà fuori, diciamo, sono proprio le canzoni. Stessa cosa accadrà lunedì, perché è una situazione, diciamo, molto così intima, sono situazioni che prevedono set acustico. Invece, a partire dal 14 marzo, comincio invece a suonare con la band, e in quel caso lì sarò accompagnato da insomma, classica formazione, basso, chitarra, batteria, eccetera. Al momento invece queste date qua sono date che faccio da solo, in cui racconto comunque un po' il disco e faccio sentire le canzoni un po' come sono nate, chitarra, voce. L'aggiornamento sulle prossime date del tour sul sito alessandrogazian.it. Io ricordo i due appuntamenti, questo venerdì al Diavolo Rosso di Asti, apertura del concerto di Ed, poi il lunedì sera al Gâteau di Milano, il concerto inizia alle 20:30, presentazione live acustica dell'Età più forte, il nuovo lavoro di Alessandro Grazian. Grazie ancora Alessandro, buon lavoro, buon tour. Grazie a voi, a presto, ciao.